Vediamo se si vede bene a coma. Mi faccio la faccia da... Ok, siamo arrivati a casa. Cioè, diciamo che ormai sono le 2:15, perché sono andata là a prendere il telefono, che erano le 10. E tutto questo tempo in pratica io sono andata a lavorare alla mattina. Ho finito alla 1:30 e alla fine ho fatto un po' tutto di corsa. In poche parole. Adesso vi metto sul cavalletto così vi faccio vedere il mio nuovo iPhone. Questa era la prima novità. Cioè, non il telefono nuovo, in senso che siccome ho comprato il telefono nuovo, adesso i video saranno una bomba, anche le foto, tra le foto e i video saranno una bomba. Per cui preparatevi i nuovi video a ottobre, perché adesso ci sono quelli vecchi programmati, ma i nuovi video a ottobre, no, a novembre, scusate, nuovi in, cioè, migliori di quelli che sto registrando adesso, per cui il telefono l'ho preso apposta per fare i video. Adesso vi spiego meglio, vi faccio vedere il telefono, e giustamente il telefono è uscito oggi, che oggi è il 20 di settembre. È un iPhone 11, praticamente il primo modello dei tre che è uscito, perché gli altri telefoni costavano sui 1200, anche 2000 euro, e direi che non sono andata oltre a spendere più di 1000 euro, perché sinceramente non voglio spendere 1000 euro per un telefono che non ne vale la pena. Io l'ho pagato poco, non è che l'ho pagato tanto, cioè poco per modo di dire, perché è un po'... Comunque, questo vlog è praticamente solo esclusivamente per l'acquisto del telefono nuovo. Per cui ve lo faccio vedere con calma, lo vediamo insieme. Vi faccio vedere anche come si accende, almeno io non lo so ancora come si accende perché non l'ho ancora aperto. Ripeto, sono andata a lavorare alle 8:30 del mattino, poi dopo il lavoro sono andata a comprare il telefono a Como, che ovviamente noi abbiamo il negozio dell'Apple a Como. Allora sono ritornata a Como, ho comprato il telefono, ci ho messo praticamente 20 minuti, perché ora che decidevo il colore eccetera, diciamo che ci ho messo quei 10-20 minuti. Poi a comprarlo ci ho messo poco, perché lì fai veloce. E vabbè, vi ho fatto vedere il pezzettino, c'erano tre modelli, cioè c'erano tre colori, viola, rosso e nero, e poi vabbè gli altri che però non erano proprio lì. E allora ho visto il colore che volevo prendere e ci ho messo un po', perché ho detto: quale scelgo? Viola o rosso? Perché il nero e il bianco l'ho scartato, siccome ce l'avevo già, cioè avevo già gli altri iPhone bianchi, tra questo qua che sto registrando adesso che è bianco e questo qua bianco, alla fine ho detto: perché devo scegliere sempre lo stesso colore? Comunque scoprirete anche il colore che ho comprato. Ovviamente avete già visto qualcosa su Instagram, perché come ho detto metto sempre prima le cose su Instagram e poi su YouTube. Dovrei fare l'incontrario, però la maggior parte sono fatta così. Niente, adesso ve lo faccio vedere e lo apriamo insieme. Intanto vediamo anche come collegarlo. Ovviamente lo so, perché non è la prima volta che ho un iPhone, ne ho praticamente avuti due, con questo è il terzo iPhone, per cui diciamo che so come fare.
Lo colleghiamo al computer e vi faccio vedere e poi se volete la recensione completa dell'iPhone basta che me lo scrivete sotto nei commenti, ma credo che molte persone la vogliono. Per cui solo che la recensione credo che la farò a novembre. Credo di sì, perché ormai ho tutti i video programmati. Va bene, iniziamo. Questo è il sacchettino dell'Apple. E qua dentro c'è il telefono. Ta ta ta, ta ta ta. Che colore l'avrò preso? Da da da. Ok, allora, questo è il sacchetto dell'Apple, il telefono ovviamente originale. Il telefono, lo scartiamo, ma ormai l'avete già visto. Per cui direi che l'ho preso rosso. iPhone 11 rosso. Allora, è di 64 GB. Ovviamente questo telefono non ve lo fa vedere meglio perché è questo qua che sto usando ancora il vecchio. Comunque, iPhone rosso. 11, l'ultimo che è uscito, praticamente quello di due telecamere, invece l'altro che era di tre telecamere costava 1200 euro. E poi dipende dai giga, certi costavano di meno, certi costavano di più. Io l'ho preso da 64 perché poi c'era quello da 125 giga che costava, se non mi sbaglio, 800 e qualcosa. 889, praticamente 200 euro in più di quello che ho acquistato io. Anzi, prima di perdere lo scontrini, meglio che sto attenta. Allora, io l'ho preso all'Apple, al negozio dell'Apple, come avete visto nella clip prima, qui a Como, c'è un negozio piccolo di Apple. La garanzia è di 2 anni, per cui se comprate questo telefono qua alla Apple sono 2 anni, in poche parole. Non ho fatto furti, non ho fatto diciamo tutte robe varie perché erano 100 euro in più, giustamente a me non mi interessa perché tanto alla fine io sono sempre attenta su quello che compro e tutte le mie cose, per cui guai a chi mi tocca tutto quello che ho. Per cui diciamo che questo di 64 giga, ve lo faccio leggere anche qua, non so se si vede, comunque c'è scritto iPhone 11 e se magari no, bene, niente zoom, grazie telefono, meno male che lo cambio così almeno userò questo. Comunque rosso l'ho preso per cambiare, allora primo perché, ripeto, ho l'iPhone 5. L'iPhone 6, che è questo qua che sto registrando, tutto bianco. Come vedete, sono bianchi, bianco e nero li ho avuti. Allora ho detto, perché non cambiarli? Rosso sembrava più, non lo so, più bello confronto di tutti. Il nero, sempre le stesse cose, facciamo un po' cagare. Allora ho scelto rosso. Perché c'era anche viola, che era molto carino. Però, vabbè, ho deciso di lasciare perdere. Questo qua costava 839 euro. Ovviamente costava 839 euro, cioè io l'ho pagato 839 euro. 839. Questo è lo scontrino. Così, meno. Se volete comprarlo, sapete quanto costa. 64 giga, 839, che ovviamente 840. Comunque, questo adesso lo apriamo insieme. E ovviamente pesa, diciamo che pesa tanto. Dietro non ve lo posso far vedere perché c'è tutta la matricola e tutte le cose che ovviamente non si possono far vedere, per cui lo apriamo insieme e vediamo com'è. Ok,
Questo è il telefono, calcolate che io ancora non ho preso la cover e il vetro temperato, per cui devo stare attenta, ma attenta come non so cosa. Per cui, questo è il telefono. Wow, c'è pure lo specchio. Wow. Beh, credo che sì, c'è il coso. Strano. Allora, vabbè, adesso c'è il computer. Comunque, questo è lo schermo che è dietro. È fatto qua. Wow. C'è proprio. Ha due telecamere. C'è lo specchio, perché come vedete, praticamente tutto è vetro. Direi che ho fatto una bella scelta, perché è rosso, rosso proprio fuoco. Poi non l'ho mai avuto un cellulare rosso, e tanto per cambiare, anche perché se non l'ho fatto rosso, perché ci vuole. Cioè. Comunque, anche le mie unghie sono rosse praticamente. Ok, allora adesso vediamo un po', perché prima di tutto c'è i due tasti qua, con... Vabbè, qua è rimasto uguale. Dietro credo che si accende. E sotto è così. Ok. Invece, dentro alla scatola abbiamo le istruzioni. Io ho paura di sporcarlo perché guai. Quando arriva il primo. Guai, sembra una wow. Poi quando diventa abbastanza vecchio, basta, chi se ne frega. Comunque, le istruzioni, che ovviamente sono così. Io l'ho preso il red rosso. Qui c'è scritto: grazie alla collaborazione con Red, parte dedicata all'acquisto dell'iPhone, programmi contro la VDS, cotturifera. Vabbè. Comunque, se riuscite a leggere, lo leggete voi, che è questo, che però, grazie telefono, sempre, sempre migliore, guarda. Poi, vabbè, questo, ciao, spegnimento e chiamate d'emergenza, qua vi dice che funzionalità. Hola, in spagnolo. Vabbè, un altro, questo non so come si... E poi qua c'è lo spinotto, che adesso lo usiamo. Questi qui saranno, che belli gli adesivi, io li adoro, sono bellissimi questi qua dell'Apple, che bello. Adesso però non so dove li metto, vabbè, adesso vediamo. E questi sono le istruzioni, quindi, comunque, questi li mettiamo dentro, perché tanto... Allora, se questo video dura tanto, scusate, ma lo so, parlo troppo, ma è così. Dentro abbiamo le cuffie. Queste cuffie qua sono... fatte così. Cioè, praticamente, che adesso vi fa... cioè, lo apriamo insieme, perché è la prima volta che io lo vedo. Sono piena cioè, di energia che appena l'ho visto stavo impazzendo. Comunque, questo vabbè. Le cuffie sono così. Invece di avere lo spinotto, aspettate che ce l'ho, sono qua, quelle vecchie. Quelle vecchie avevano questo spinotto qui, invece adesso l'hanno fatto così, per cui lo attaccate praticamente col caricatore. Questo quello vecchio. Per cui calcolate che l'unica pecca... Ok. L'unica pecca è questo, è il gancio che ovviamente va sotto qua.
E quello è il problema, perché se ad esempio io sono una che quando carica il telefono ascolto la musica o guardo i video, per cui quella è la cosa più brutta, sinceramente. Per cui non so se hanno fatto bene a fare queste cose, questa cosa qua delle cuffie, in poche parole. Comunque, queste sono le cuffie, cerco di non romperle, cioè di non romperle, di non... scusate, andiamo avanti perché sennò... Allora, il caricatore, vabbè, questo qua, quello normale, però questo di 5 volt. Il mio ragazzo dice che 5 volt a 1 è pochissimo, per cui ora che carica è lentissimo. Ah, ma c'è... Ma infatti ho detto è strano, è troppo... Invece era... Cioè, è così, il caricatore. Ovviamente questo è il cavetto. Che andiamo ad aprirlo perché devo. No, cosa sto facendo? Allora, mettiamo via questo. Che lo mettiamo via. Adesso lo andiamo ad attaccare perché va collegato tramite computer di sicuro, per cui lo andiamo ad attaccare al computer, che adesso vi faccio vedere. Il filo è normale, qui non c'è niente da... Dovrebbe accendersi da qui. Ok, si accende. Scusate, ma questo telefono non va bene con... Poi adesso è uscito pure il sole. Comunque sì, durerà tanto sto video. Però è così quando parlo troppo. Comunque vabbè, adesso uscirà tutte le lingue. Ciao, eccetera. Scorri verso l'alto. E qua ti dice, ovviamente, lo devi completare. Allora, dobbiamo cercare l'italiano. Questo lo vedete l'italiano, sì. Italiano, scegli il tuo paese o la tua zona. Cioè, dovete andare a segnare le vostre cose. Allora, Italia. Ok, inizia subito. Vi apparirà questo. Ma scusate, facciamo una cosa seria. Allora, così riuscite a vedere meglio perché sinceramente. Allora, inizia subito. Se possiedi un iPhone o un iPad, vaccina per seguire l'accesso automatico. Gli alternativi. Allora, dobbiamo configurare automatico. Mettiamo questo. Ok, allora, wifi inserita, avanti. Non so se è normale, ma il telefono è bollente. E il bello che è nuovo, però. Allora, l'attivazione di iPhone potrebbe... Bla bla bla. Allora, continua, dati privacy, continua. In grado di riconoscere i tratti unici. Ah, questo è quello facciale, per cui facciamo continua. Adesso configuriamo il volto. Ok, completato la faccia, continua, crea un codice per la sicurezza che ti verrà richiesto ovviamente per... Allora, vabbè, qui ci vuole il codice, che ovviamente non vi farò vedere. Poi vabbè, c'era scritto ripristina e co come collegarlo tramite PC, tramite coso. Io ho fatto tramite PC. Adesso lo colleghiamo. Ok, è collegato. Adesso dovrebbe uscire il nuovo iPhone, come vedete da qua. Io lo collego sempre al computer. Perché così, allora, ci dice così.
no, scorri verso l'alto. Ah, sì, infatti sono scema perché ci vuole iTunes. E adesso dobbiamo installare. Ah no, è qua. Oh mamma, sto andando io. Allora. Sì, che ce l'ho, è qua. Non l'avevo visto. Infatti ho detto impossibile che non ce l'ho, ma ce l'avevo. Questo è iTunes. Ok, forse ci siamo. Ok, allora vabbè, dovete inserire tutti i dati. Scusate, ma non posso farvi vedere le email e tutto il resto perché continua. Inserire la parola per sbloccare il blocco. Ok, risolto il problema perché qui dove c'è scritto ripristina, ci sono c'è il l'iPhone, c'è scritto i nomi iPhone, se poi c'è il tuo nome, eccetera, eccetera. Allora, giustamente ho fatto ripristina iPhone e dovrebbe mettermi tutto quello che ho, diciamo lì, per cui niente. Finisce e poi giustamente andiamo avanti. Ok, le impostazioni dell'iPhone sono state ripristinate. Ci siamo quasi. Comunque la maggior parte dovete inserire tutti i vostri dati. Se avete già l'iPhone, non avete problemi, se no, giustamente dovete inserire tutti i vostri dati comunque. Ok, scorri verso l'alto. Cinese. Inserisci la password. Continua. Ok, ovviamente dovete inserire i vostri dati che non ve li farò vedere. Aggiorno le impostazioni. Ci vorrebbe almeno 2 o 3 settimane ora che riesco a capire come si smanetta, in senso come funziona praticamente tutto, tutto l'iPhone, per cui. Continua. Abilita la localizzazione. Poi qua ti dicono, allora condividi schermo. Allora, aspetto chiaro o scuro? Facciamo chiaro. Quello schermo, ok. Continuo, vabbè, voi fate ok, perché tanto alla fine. E voilà! Oh mamma! Mi ho messo tutte le app che avevo sull'altro telefono, cioè sul telefono che sto registrando adesso. Ok, messo a posto. Queste sono tutte le app che praticamente ho messo a posto. E niente, lo devo ancora smanettare bene perché ancora devo capire come funziona del tutto. Però è bella la telecamera perché
c'ha lo slow motion, il vabbè, video foto, ritratto, puoi cambiare in bianco e nero, c'è praticamente di tutto, panoramica e la time lapse, per cui diciamo che le foto le fa bene. Vabbè, questo è uno spoiler che avete visto su Instagram. E basta, diciamo che le foto le fa bene bene. Qui ci sono, a Como ci sono 16 gradi, domani è bello e abbiamo la settimana piena di pioggia. Niente, questo è il telefono e direi che è bellissimo ed è ottimo. Vedremo per i video come li farò. I video li fa anche in 4K, HD e 4K e Full HD se non mi sbaglio. Ed è top, proprio bello. Adesso metterò ancora. L'altra volta ho fatto il sondaggio, ma poche persone hanno risposto. La prossima volta state sincronizzati sul mio canale perché dovete rispondere ai sondaggi, che è troppo bello vedere le vostre risposte nel voto. Comunque li fa vedere bene le foto. Niente, questo è stato il vlog. Mi raccomando, seguite tutti i video se li avete persi. Basta, credo. Ci ho messo tanto a mettere tutte le app, sincronizzare tutto, ci ho messo un bel po'. Erano le 3:30, 4, quando stavo facendo le cose con voi, e alla fine sono le 9, non so se si vede. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Sono le 21:18. Questa è la mia immagine di copertina. Niente, il telefono secondo me è bellissimo. Ancora non ho visto la telecamera come fa le foto e i video, ma lo scoprirete su Instagram. Per cui seguitemi su Instagram che lì sapete tutto. Scusate il sottofondo dei miei. Comunque, spero che questo video vlog vi sia piaciuto, anche se è una cosa così. Siccome è durato di sicuro tanto, noi ci vediamo al prossimo vlog, che sarà una bella novità sul prossimo sabato prossimo, che è il 20, 28. Ci sarà un'altra novità. Per cui niente, io vi lascio. Mi sta staccando dettagli. Comunque, se vi è piaciuto questo vlog, fatemelo sapere. Se volete la recensione di questo telefono, di sicuro lo farò. Fatemelo sapere sotto. E credo che ho detto tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io amo l'iPhone, amo, amo per farvi rendere conto, questo era il primo che ho ricevuto. Questo è quello bianco, l'iPhone 5. Top. Ok, monto il video, così va su alle 5 e mezza. No, alle 5. E basta. Ci vediamo al prossimo vlog. Spero che ho detto tutto e credo che vi ho fatto vedere tutto, tutto, tutto. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Le novità del 13, yes.
buona domenica. Ci vediamo martedì col video. Giovedì e sabato il vlog nuovo.